7 giorni e cadrà anche l'ultima misura anti-Covid. Dal 15 giugno, dice il governo, via l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha annunciato le intenzioni e a distanza medici e scienziati hanno fatto sentire il loro dissenso. La mascherina diventi un atto di responsabilità, dicono unanimi, chiedendo la permanenza dell'obbligo almeno sui mezzi di trasporto. La prossima settimana si incontreranno per capire come procedere. Intanto la prudenza dovrà ancora accompagnarci. Bisognerà però attentamente monitorare ciò che avverrà nei prossimi mesi in relazione anche allo sviluppo e alla diffusione di due nuove sottovarianti di Omicron, Omicron 4 e Omicron 5, segnalate inizialmente in Sudafrica e diffuse anche in altri paesi che sembrano dotati di una maggiore capacità di trasmissione. Il virus circola ancora in tutto il mondo e anche in Italia la curva tende alla risalita. Oggi sono oltre 22.000 i nuovi casi, 80 le vittime, con un tasso di positività stabile all'11,9%. Nell'ultimo mese i ricoveri sono scesi, garantisce una ricerca della Federazione Italiana Aziende Ospedaliere, e rispetto ad un anno fa sono addirittura dimezzati, aggiunge l'Associazione Italiana Epidemiologia. È l'effetto dei vaccini, significa che funzionano, ma mentre si aspetta il richiamo annuale previsto per il prossimo autunno, è bene rimanere prudenti per tutta l'estate.